presenza di abitanti all'inaugurazione della Casa della Salute mi pare molto indicativa dell'attesa. L'edificio del 1800, un vecchio ospedale, uno dei primi ospedali italiani che non ospita più le parti ospedaliere che oggi sono al nuovo San Bartolomeo, ospedale di 13 anni fa, completamente ristrutturato il vecchio edificio e ospiterà tutti i servizi territoriali per Sarzana Val di Marche. E quindi il CUP, e quindi gli ambulatori, gli specialisti, tutti i servizi domiciliari, il consultorio, il distretto, insomma. Diciamo che gli abitanti di questa valle, la Val di Magra, hanno lì da oggi un punto di riferimento molto importante. Il trasferimento si farà in qualche settimana naturalmente, perché è un edificio enorme, è un restauro bellissimo, un giardino con piante secolari molto importanti, quindi un ambiente gradevolissimo anche dal punto di vista dell'accoglienza per i cittadini di questa vallata. Tantissima gente, mi pare gente molto contenta. Un'operazione che prevede di realizzare ben 4 palazzi della salute in questa provincia molto importanti, uno appunto a Sarzana, quello di oggi, 3 a Spezia, a Bargarina il 3 dicembre si inaugura e poi via 24 maggio infine ospedale militare. Accanto a questo poi si fa un'operazione complessiva sugli ospedali, si demolirà il Ferretino Vecchio. Il Sant'Andrea a Spezia in questo periodo intermedio sarà l'ospedale di riferimento e poi a partire dal 2015 partirà un cantiere importantissimo con 180 milioni di costo per un nuovo ospedale per il capoluogo e quindi sarà completamente riorganizzata la sanità in questa provincia. Nel frattempo io spero che Dognocchi accetti la nostra proposta, che si trasferisca in via Fonteviva a Spezia, lasci libero gli spazi che adesso occupa San Bartolomeo di Sarzana, che a questo punto può diventare un ospedale più significativo per gli acuti, anche per supplire la carenza di posti letto che ci saranno durante la fase di cantiere del nuovo ferrettino, perché Sant'Andrea ovviamente ha capienza inferiore a quel nuovo ferrettino. Abbiamo poi visto questo bellissimo teatro ottocentesco degli Impavidi, abbiamo finanziato il restauro in giunta pochi giorni fa, i lavori cominceranno nei prossimi mesi e penso che si possano concludere in un paio d'anni e questa è un'altra operazione molto bella che si conclude in questa città straordinariamente ricca di storia e di cultura che è Sarzana.